Dopo il pareggio di Fano, la Vastese non va oltre l'1-1 con il Vasto Girardi nella gara giocata sul neutro delle Civitelle di Agnone per via dell'indisponibilità dello Stadio Ragona. Un tempo per parte e alla fine divisione della Posta, che però probabilmente non soddisfa nessuno. Si gioca in un pomeriggio estivo di fronte a 400 spettatori circa. Al terzo minuto Ruggeri, su punizione per gli ospiti, mette a lato dai 20 metri. Pericolosissimo il Vasto Girardi all'ottavo con Amitai, che in area tutto solo calcia addosso a Di Rienzo, che salva. Meglio i Molisani con la Vastese, che si vede al decimo con Alonzi, che trova la risposta di Carriero. Ancora Vasto Girardi al tredicesimo e ancora con Ametai, che fallisce un'altra ghiotta opportunità mettendo il pallone a lato. Il sintetico del Civitelle e la velocità della squadra di Prosperi mettono in difficoltà i biancorossi di Fulvio D'Adderio, che non riescono a creare molto dalle parti di Carriero. Si assiste così ad una lunga fase di stanca, con tanto gioco a centrocampo e portieri praticamente inoperosi. Nel finale di primo tempo, al 43esimo, punizione ospite di Ruggeri e respinta difettosa di Di Rienzo. Nella ripresa, pronti via e ospiti in vantaggio al secondo con un'azione show di Ametai, che supera i difensori della Vastese con irrisoria facilità e, una volta in area, batte Di Rienzo per il vantaggio del Vasto Girardi. Si fa dura per la squadra di D'Adderio, con gli ospiti che si vedono annullare al sesto il raddoppio con guida per fuorigioco. Passano tre minuti e Acunzo in area molisana tocca il pallone con la mano. Rigore che sembra netto, con Giordano Di Matera che indica il dischetto, e con Jonathan Alessandro che non sbaglia dagli 11 metri, regalando il pari ai biancorossi. Al quindicesimo triplo cambio nella Vastese, con l'ingresso sul terreno di gioco di Agnello, Scafetta e Martiniello. La gara resta viva con le due formazioni che non si accontentano. Al ventottesimo proprio il neoentrato Martiniello può approfittare di una indecisione della retroguardia molisana, non riuscendo però a calciare nel modo migliore da ottima posizione. Si entra così negli ultimi 15 minuti di gara con tanto equilibrio e l'occasione mancata da Alessandro al 49esimo con la correzione in rete sulla linea di porta che non arriva. Finisce così al Civitelle senza vincitori né vinti, con la Vastese che rimanda l'appuntamento con la vittoria in attesa del derby di domenica prossima con il Castelnuovo. Abbiamo avuto difficoltà, abbiamo fatto una partita un po' sottotono, anche i ritmi sono stati abbastanza blandi. Meglio al secondo tempo, però certamente, insomma, abbiamo creato anche poco. Ci siamo affidati all'uno contro uno, ci siamo affidati a fare giocate personali e abbiamo giocato poco da squadra. E loro ci hanno messo in difficoltà nella fase difensiva, e quindi con dei giocatori rapidi, sia Salatino che Guida, e quindi certamente diciamo stavamo sempre in allerta, perché il gol poteva nascere in qualsiasi momento. Siamo anche all'inizio e quindi dobbiamo trovare ancora i ritmi giusti. Questa è la seconda partita ufficiale, abbiamo fatto quella di Coppa Italia su un campo che certamente per noi è difficoltoso, perché comunque devi costruire, rispetto al Vasto Girardi è molto più abituato. Ma a parte questo, insomma, poi bisogna essere obiettivi. Penso che il pareggio sia giusto e noi abbiamo fatto molto bene. A noi ci ha deciso l'episodio a nostro sfavore, se proprio vogliamo essere precisi. Beh, tra la vittoria abbiamo avuto 5 occasioni, credo, abbastanza nitide, 3 quasi clamorose. Abbiamo preso un, ma a prescindere dal rigore che non l'ho visto, loro neanche hanno protestato, quindi va rivisto, non voglio, però è stata una conduzione, credo che abbia scontentato tutti e due, perché ci sono stati errori secondo me macroscopici. Però a prescindere da questo, abbiamo fatto secondo me un'ottima gara. Potevamo anche perdere, ma sarei stato comunque contentissimo di quello che i ragazzi hanno fatto, perché eravamo anche per alcuni problemi in emergenza, una squadra di ragazzi giovanissimi che credo si sia imposta in maniera importante contro una squadra forte.